TV, TV di comunità. Se io ti dico lavoro, le prime tre parole che ti vengono in mente? Precario, a nero, che non esiste. Ah, sicuramente la prima parola che mi viene in mente è fatica. Ma non napoletana, sacrificio, realizzazione, perché in ultimo luogo il lavoro dovrebbe essere anche la realizzazione della persona, dell'individuo. Libertà, precariato e dipendenza, perché nell'ambito lavorativo dipendi sempre da qualcun altro. Io credo che un lavoro sia dignitoso quando tu sei sereno nell'andare a lavorare, quando ti piace quello che fai, quando hai la consapevolezza di poter contare sui diritti. Credo che attraverso il lavoro si possa esprimere una parte della propria personalità, si possa esprimere un senso di appartenenza e di utilità alla società, si possa raggiungere quel grado di autonomia e di realizzazione di quello che sono i propri progetti di vita. I problemi del lavoro, la precarietà, il fatto che per esempio costa troppo. Ultimamente è un contratto precario anche a un tempo indeterminato, perché viviamo in una realtà dove arriva magari una multinazionale, guardiamo l'aste a Terni, la ThyssenKrupp, che dal giorno alla notte decide di chiudere, e anche un contratto a tempo indeterminato non c'è nessuna tutela. Ho iniziato fino a 10 anni fa, ero un possessore di partita IVA, di un'attività in proprio, e purtroppo le cose sono andate come sono andate e mi sono trovato ad accettare dei lavori che non avevo mai fatto, quindi mi sono un po' reinventato. Essere precario vuol dire vivere la giornata e accettare tutto quello che capita fra le mani.